Salve ragazzi, andiamo adesso a svolgere le sintesi del compito di CTF, il compito A, perché erano due, il compito A e B, del 23 febbraio 2018 di Cagliari. E partiamo dal video 4. I video 1, 2 e 3 di questa serie riguardano le marcature stereochimiche, le vedremo in seguito. Vediamo soprattutto le sintesi adesso. Quindi esercizio, i 2A, che è la sintesi di un alfa, beta in saturo. Ecco, questo partendo da un chetone come abbiamo, avendo reagente appunto che è un chetone, e possiamo pensare a fare che cosa? A effettuare una condensazione. Di che tipo? Condensazione aldolica, anche se in questo caso partiamo da un chetone, lo chiamiamo sempre così. Quindi una condensazione aldolica su questo chetone è classica reazione con i tre stadi che vedremo, è successiva disidratazione, che può avvenire in ambiente basico e acido, a formare l'alfa beta insaturo. Intanto nello stadio 1 noi sappiamo che avendo un composto carbonilico che presenta degli idrogeni in alfa, questa parte da questa, ma sono equivalenti, quindi noi ne stacchiamo, ne togliamo solo uno, sappiamo appunto che questa reazione, e questo primo step è in equilibrio spostante a sinistra e deve essere effettuato in presenza di solitamente di idrossidi, e l'idrossido serve appunto per deprotonare questa posizione alfa. A questo punto io so che da questa deprotonazione si forma questa prima specie carbanionica che può dare risonanza per andare a creare appunto il classico enolato. Questa è la classica via, quindi si forma questo enolato, quindi doppio legame più ossigeno con carica negativa, quindi un enolato. E sappiamo appunto poi che cosa? Che negli step che seguono, quindi nel secondo stadio, la forma carbanionica dell'enolato che abbiamo creato in pratica può reagire per dare una condensazione, scusate, un incrocio. In questo caso l'incrocio sarà dato dal fatto che devo unire tutta questa porzione. Ora io so che, ragionando retrositeticamente, se faccio questo taglio so che devo aggiungere tutta questa porzione, e sapendo che i prodotti delle connessioni aldoliche sono delle beta-idrossialdeidi o beta-idrossichetoni come in questo caso, so anche che questo doppio legame nient'altro sarà che in precedenza una cosa del genere. Quindi qui abbiamo il fenil, e tutta questa porzione rimane sostanzialmente uguale. Quindi io so che in questa posizione alfa e beta sarà una beta idrossichetone che può disidratare. A questo punto questo l'ho scritto perché, facendo questo ulteriore taglio, conosco anche l'altro composto carbonilico che incrocerà praticamente con questa forma di enolato. Quindi vado a scriverla qua. Quindi mi scrivo subito la forma di nostro interesse, che va a incrociare con il composto carbonilico, il difenilchetone, e quindi io mi scriverò il difenilchetone. Ok, a questo punto può incrociare con il carbonio elettrofilo di questo difenilchetone, e quindi in sostanza sto letteralmente facendo questa cosa. Quindi si sposta, naturalmente lì c'è già la risonanza, il carbonio fortemente elettrofilo intercetta il carbanione, e a questo punto sto dicendo che si viene a creare questa specie. Allora, vediamo un pochino. Quindi abbiamo, secondo step, si forma l'alcossido in questa posizione, e poi abbiamo, vediamo un pochino, abbiamo qui un benzene, certo, sì, anello fenilico, e un altro anello qua. Ok. Quindi questo è l'intermedio che si è creato. In sostanza sto dicendo che
con questa coppia elettronica ho intercettato questo carbonio che è nient'altro che è questo, ok? Quindi in realtà se io dovessi indicare ancora meglio questa coppia è quella che è andata a creare questo legame. Quindi l'ho messo in rosso. E a questo punto io so che nel terzo step, quindi lo scrivo direttamente qua, l'alcossido va a intercettare un protone dallo stesso solvente, tenete conto che io già comunque, attenzione, mettiamo questo così è più chiaro. Già anche in questo passaggio ho liberato acqua, ma il solvente che si utilizza in queste reazioni comunque è l'acqua, quindi è comunque presente. Quindi l'alcossido strappa un protone all'acqua per andare a creare la beta idrossialdeide. Vediamo un pochino. OH. Qui scrivo direttamente fenil senza stare ogni volta a scrivere il benzene per tagliare un po' i tempi, per non fare il video troppo lungo. A questo punto ho creato un beta idrossi chetone, cioè in posizione beta rispetto al carbonile è presente un gruppo idrossilico. Attenzione che a questo punto la reazione non è ancora finita perché ci chiede di effettuare anche formazione dell'alfa beta insaturo. A questo punto si effettua la disidratazione aldolica, mi prendo l'alfa beta insaturo, lo riscrivo qua per maggiore chiarezza. Ok. Questi li lascio scritti come fenil, ok? Per non stare ogni volta. Allora, a questo punto io so che con riscaldamento se effettuiamo la reazione in ambiente basico avviene la disidratazione, in pratica che cosa succede? Che l'idrossido intercetta questo protone che è in alfa un gruppo carbonico, quindi sempre ha una sua acidità. E come al solito si crea lo ione enolato, ma attenzione che in questo caso io faccio vedere direttamente questo passaggio per scrivere la forma enolato direttamente per non riscrivere ogni volta tutte e due le strutture. A questo punto qui si crea il doppio legame. Qui abbiamo sempre due fenili legati e l'ultimo passaggio in sostanza è quello in cui si ricostituisce il carbonile. Si forma il doppio legame in questa posizione, quindi alfa beta insaturo, e viene espulso l'idrossido. Quindi vuol dire semplicemente che sono andato a creare un composto alfa beta insaturo che gode di una sua stabilità, essendo appunto un composto coniugato, in cui abbiamo un doppio legame, carbonio-carbonio e un carbonile. Quindi alfa beta insaturo. Quindi rivediamola velocemente. I primi passaggi erano una condensazione classica in cui andavamo a formare l'enolato. L'enolato in forma carbanionica intercetta appunto la seconda porzione per incrociare. L'alcossido nel terzo stadio poi deprotona l'acqua per formare il beta idrossichetone e con riscaldamento facciamo una disidratazione aldolica successiva fino a creare il composto alfa beta insaturo che ci era stato chiesto. In realtà a qualcuno potrebbe venire in mente di fare anche in questa reazione per partire dal ciclo pentanone ad arrivare a questo composto una reazione di Wittig. In realtà tenete conto che questo alchene che abbiamo creato ha quattro sostituenti e una delle limitazioni di Wittig è appunto che vanno benissimo va benissimo la formazione di un alchene, ma soprattutto se questi arrivano al massimo a tre sostituenti, quindi un alchene trisostituito, questo è tetrasostituito, quindi io qui la sconsiglierei, il che non vuol dire che è impossibile, ok? Questa invece è una via classica per effettuare un alfa beta insaturo. A brevissimo arriverà anche la sintesi 2B, a brevissimo, salve ragazzi.